ormai 4 anni che suoniamo insieme, per cui abbiamo avuto tante occasioni. Forse e quindi... 13 per 30, per 10. Le 13 sono composte da? Maria Luisa Petrelli. Carla Canitano. Silvia Boccadamo. Come nasce il vostro gruppo e perché questo nome? Il gruppo nasce innanzitutto da una forte amicizia che ci lega e quindi abbiamo deciso anche di unirci sotto il profilo musicale. E il nome è un po' fantasioso, è un acronimo che è composto da 3DC, dove 3 è il numero di noi componenti, D è l'iniziale di donne e C chitarriste, quindi le 3 donne chitarriste che poi si scrive a cifra. Questo per essere facilmente ricordate, perché magari un nome che avesse preso spunto da un autore o da un brano ci avrebbe un po' troppo legato a degli stereotipi, diciamo, e allora abbiamo avuto... abbiamo avuto anche un piccolo aiuto al riguardo e adesso siamo alle 13. Vi ha portato fortuna? Tantissima, siamo veramente contente, suoniamo da 4 anni, anche 5 insieme, tantissimo, abbiamo vinto vari concorsi musicali nazionali ed internazionali, abbiamo partecipato a rassegne abbastanza importanti, siamo orgogliose, insomma, abbiamo fatto un buon lavoro e lo faremo ancora. Il concorso che ricordate con maggior piacere? È stata una bella esperienza il concorso a Taranto, dove un paio di anni fa, dove abbiamo vinto il primo premio come gruppo musicale. Qual è il vostro repertorio? Beh, il repertorio spazia dalla musica popolare spagnola a quello classico. Ci sono anche delle trascrizioni dal repertorio classico che curiamo noi, in particolare Carla si occupa di questo. Infatti questa sera eseguiremo dei brani tratti dalla Carmen di Bizet, che ha curato con molta maestria lei. Ma siete anche delle compositrici? No, ci limitiamo a... Io personalmente mi limito a trascrivere. Brani per orchestra, abbiamo capito, ci siamo resi conto che possono essere resi benissimo per 3 chitarre e quindi quando è possibile, quando ho l'ispirazione, dico io, mi metto all'opera. Stasera presentiamo un programma tutto spagnolo comunque. Nuovi progetti all'orizzonte? Ma intanto la prossima settimana abbiamo un concerto a Bari e andremo lì e poi anche altri appuntamenti. Per adesso, diciamo, continuiamo a suonare in giro. Per un prossimo CD c'è tempo. Un saluto ai vostri ascoltatori, al vostro pubblico. Un ringraziamento particolare a quelli che ci hanno sempre seguito e che continueranno a seguirci e anche ai nuovi ascoltatori, ai nuovi fan, perché no? I nuovi fan. Ciao. Dalle 13. Dalle 13. Ciao dalle 13. Ciao dalle 13.